Buongiorno a tutti, proseguiamo l'iniziativa Mancati Ristori che ormai abbiamo iniziato un mese e mezzo fa con un grandissimo successo. Oggi siamo qua con Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Milano, e soprattutto con Alberto Baldaccini, che è il proprietario dell'Hollywood e di molti altri locali di intrattenimento serale e notturno. La situazione peggiore è quella delle discoteche. Hollywood è la più importante discoteca di Milano, una delle più rinomate e conosciute, e che è totalmente chiusa da molti mesi, quindi con straordinari problemi di cui abbiamo parlato con Alberto. Sì, effettivamente siamo chiusi dal 23 febbraio del 2019 e ad oggi la situazione la potete immaginare tutti, il fatturato zero, contributi ahimè sono effettivamente molto bassi per questo tipo di categoria, perché i canoni di locazione evidentemente sono molto importanti e la situazione sta diventando veramente molto preoccupante. Ci auguriamo prima possibile possano arrivare altri sostegni alla categoria e avere delle indicazioni di massima su quando più o meno si potrà riprendere a ragionare di una riapertura, ricominciare l'attività. Quindi è chiaro che, e sono consapevoli tutti loro per primi, che questi sono i locali gli ultimi a riaprire, perché sono quelli dove il distanziamento è quasi impossibile. Questi sono i locali del divertimento, ma proprio per questo lo Stato deve riuscire a dare delle risposte, perché queste sono aziende che hanno dipendenti. Quanti dipendenti avete? Ma mediamente un'attività come questa ha una trentina di dipendenti. Gente che lavora qua da 20 anni, addirittura da 30 anni qua dentro, e giustamente Alberto diceva il rischio è che poi queste società falliscano o addirittura vengono rilevate da persone che vengono e di cui non si sa la provenienza. Evidentemente una società, quando è chiusa da tantissimo tempo, più di un anno, fa molta fatica a sopravvivere, quindi le conseguenze possono essere anche molto preoccupanti. Quindi il rischio del fallimento è un'ipotesi concreta, questo porterà dramma evidentemente per chi ha investito qua la propria percorso di vita professionale, ma per i tanti dipendenti che perderebbero poi il TFR tutte le conseguenze. Quindi quello che soprattutto loro chiedono è la possibilità e la battaglia che noi faremo di avere crediti di imposta almeno per gli affitti, almeno per le spese fisse, perché questo consentirebbe di avere un po' di ossigeno. Bene, io ringrazio moltissimo Alberto, in bocca al lupo per le vostre attività e grazie a tutti voi.